Eccoci qua amici, nuovissimo video sul mondo di Nathan Never. Ho recuperato anche l'ultima miniserie già uscita che mi mancava, Generazioni, per alcuni la più bella, l'ho letta e devo dire che non è male. E non la metto al primissimo posto, ma la metto comunque a pari merito con Rinascita, che a me è piaciuta molto. Devo essere molto sincero. Allora, la serie, per chi non lo sapesse, ho un po' di dettagli, è composta da Numero Zero, che è uscito in allegato al numero 224 della serie regolare. Questo c'ha un praticamente stile dei disegni un po' manga, eccolo qui, e è praticamente disegnato, se non sbaglio, dall'olio. Sceneggiatura Barone, il soggetto di Antonio Serra. Questa, diciamo, la miniserie di Antonio Serra, che mancava solo lui. Allora, la super particolarità di questa serie è che praticamente i sei numeri sono praticamente sono una storia, però ogni numero, diciamo, ha uno stile, un'ambientazione già vista. E mi spiego meglio. Allora, il primo numero è praticamente Sim City, diciamo, anche se poi loro, ho visto una conferenza di Antonio Serra che cita anche altri autori, ma diciamo più riconoscibile è Sim City. E anche dentro il tratto cercano sempre di, insomma, rispettare quello che è appunto il tema della copertina. Poi abbiamo il 2, che come vedrete palesemente Kenny Guerriero, molto molto bello, disegnato molto molto bene, da non mi ricordo tutti i disegnatori, ma dite Silvia Corbetta, Kini, Mariano De Biasi, copertina Silvia Corbetta e Mariano De Biasi, sceneggiatura Giovanni Ecker, eccola qua. Poi abbiamo il 3, i Dominatori del Cosmo. Allora, il 3 a me sinceramente sembrava Greystorm, un'altra serie Brunelli, invece è molto molto ispirato a Flash Gordon, anche i caratteri e tutto. Dentro c'è un futuro, si vede che è una fantascienza, diciamo, rappresentata negli anni 70, perché è molto, anche i vestiti, è molto 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 strana. Poi abbiamo il 4, il 4 sarebbe così, perché praticamente sono strisce, e questo sono questi di Sergio Giardo, disegni. Questo lo devo andare a vedere, perché i disegni di questo sono di Andrea Bormida, sempre Ecker a sceneggiatura. Qua abbiamo Sergio Giardo e Adriano Barone. Questo lo devo andare a vedere sempre in quella conferenza, presentazione, perché non lo sapevo. Si ispirano alle strisce inglesi di fantascienza, credo degli anni 70. Poi abbiamo questo qua, che sinceramente è il mio album preferito, il 5, che è stile, io pensavo Greystorm ancora qua, però è stile steampunk, quindi questo è stupendo, disegnato da Rosario Rao, sceneggiatura di Adriano Barone, ma questo qui è disegnato in una maniera incredibile, veramente veramente incredibile. Ci sono dei disegni soprattutto all'inizio, quando sono dentro la città con il dottor Frankenstein, e pazzeschi, veramente veramente belli. Poi abbiamo l'ultimo, che se non sbaglio anche l'ultimo, sì, l'ultimo come lo zero è disegnato da Dall'Olio e Barone alla sceneggiatura. Questo sì, a me ricorda un po' Evangelion, Gundam, quel mondo lì. Ci sono anche quei robottoni alla, se vede, qua, robottoni alla Gundam, bello. Allora,
La trama senza spoilerare. Allora, qui praticamente, diciamo che si capisce un po' dal numero zero, che Nathan Never parla con un mister alfa tipo mostro, che ci sono, come diciamo, è nelle corde di Antonio Serre, sono multiversi, universi paralleli e tutto quanto, e qui ci sono hanno dovuto creare, diciamo, vari multiversi, ma è una storia sola, tipo. E praticamente che la Terra deve combattere sempre per sopravvivere dopo catastrofi, e Nathan Never, l'ex e l'agenzia Alfa sono stati praticamente, diciamo, incaricati, hanno preso questo incarico di insomma salvare la Terra, sconfiggere minacce. Una delle più grandi minacce è Skotos, con un progetto che vuole fare, e anche qui, come in tutte le altre miniserie, c'è gran rapporto di bene ma anche di conflitto con la figlia di Nathan Never, Anna Never, e che poi insomma c'è una dei risvolti, poi cioè, già letta, lo sapete, se no dovete leggere. Molto molto bella, chiaramente da avere, perché se c'è tutte le altre miniserie questa qui non può mancare, è veramente una bella chicca. E un consiglio che devo darti: non fate il mio stesso errore. Se volete recuperarla subito, eBay, gruppi Facebook e tutto quanto, accertatevi che ci sia anche il numero 0, perché alcuni la vendono. Io ho presa senza numero 0, ho comprato il numero 0 a parte e l'ho pagato insomma non poco. Magari potete ordinare l'albo 224 dal sito Bonelli, ma se prendo solo quello, spese spedizioni, alla fine mi costava uguale. Quindi un consiglio che posso dare è recuperate, perché è bene leggere anche il numero 0, recuperatela con il numero 0, chiedete quando è, se è completa, magari se non lo scrivo chiedete, ma il numero 0 c'è, perché ve lo consiglio. Altra particolarità, beh, sono diciamo, questo colore giallo, e questo, diciamo, non c'è la numerazione, ma c'è questa linea, come se è una batteria che carica, diciamo, la carica di una batteria. E questo anche, insomma, bella idea, veramente una bella idea. Ragazzi, con questo abbiamo finito il ciclo dei video sulle miniserie che erano già uscite. Ci sarà un video su Deep Space quando la leggerò. E niente, come sempre, io ringrazio tutti i nuovi iscritti, anche i vecchi. Ringrazio sempre del supporto. Veramente un abbraccio a uno per uno. Forse saremo 350 quando metterò questo video. E 350 passi, non ci posso credere. E niente, vi rinnovo ancora i miei ringraziamenti, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.